Ultima cosa, il caso della Lega esploso nel weekend, Tosi non è più nel Parlamento Badano, non è una roba molto brillante da far uscire in campagna elettorale? Ma, però mi fa specie perché non è uscita questa, cioè questa notizia è uscita adesso, ma comunque di questo si era già preso atto il 4 febbraio nell'ultimo Parlamento Padano di Vicenza, di Sarego, quindi mi sembra anche strano che sia uscita adesso questa notizia, è una notizia non notizia per me, del resto se ci non avendo partecipato ai tentativi, non dico che non fosse presente perché ho visto che era presente, ma non ha mai partecipato a nessun direttivo, dopo sapete il concetto è anche questo, o ci si crede alla Padania o non ci si crede, essere nel Parlamento Padano e non crederci credo non sia così opportuno diciamo continuare, poi le eresie a volte possono anche far bene, in questo caso comunque non era opportuno. Sì, lui sicuramente ha una posizione eretica perché lui della Padania ha detto che insomma è una stazione, una roba che non si farà mai. Appunto, noi invece siamo convinti del contrario perché poi arrivarci, questo è un altro discorso, ma comunque noi siamo convinti del contrario, mai come in questo momento ci si rende conto che questa area, diciamo, area economica, macro regione o quello che si voglia parlare, o super regio economica come definita dai quaderni della Fondazione Agnelli, ma la realtà dei fatti io credo che sia fondamentale in questo momento invece crederci. Senta, Tosi è un eretico, ma è uno che non crede nella Padania, che prende le distanze, che antepone la bandiera italiana alla bandiera padana eccetera eccetera, può definirsi culturalmente ancora un leghista secondo lei, culturalmente se non politicamente? Ma io credo comunque che Tosi è da tantissimi anni assieme a Zaia, assieme a tanti altri giovani che io ho avuto il piacere, l'onere e l'onore di portare avanti, adesso è evidente che bisogna anche capirci, perché la Lega nello statuto, l'articolo 1 dello statuto parla specificamente di Padania e di raggiungimento attraverso vie democratiche alla sua attuazione, se non ci si crede più è evidente che bisogna anche avere il coraggio di dire questo, ma comunque fondamentalmente il principio secondo il mio punto di vista è ancora quello leghista, ma non certo più ortodosso. Non certo più ortodosso. Ci si può dimettere dalla Padania? No, non credo proprio. Ma lui di fatto si è dimesso dalla Padania. Ma appunto, appunto io sto dicendo che un leghista non può dimettersi dalla Padania, quindi non credo proprio uno che si dimette dalla Padania o che non crede più alla Padania, credo debba prendere un'altra strada o tirare le proprie conclusioni. Poi non è escluso che voi lo possiate pure appoggiare, però culturalmente deve prendere un'altra strada, giusto? Ma nella confusione che si crea ovviamente nel movimento, parlo di quelli che credono al movimento, di quello che è lo statuto però del movimento. Prende un'altra strada e si dimette lui come si è dimesso dalla Padania, come fa poi a chiedere i voti ai leghisti, scusi? Insomma, questo è evidente perché fa già anche confusione rispetto ai leghisti, diciamo, che credono invece alla Padania. Quindi, secondo lei, trarre le conseguenze, magari un altro progetto politico, ma non è il progetto Padano, è corretto? Esatto. Non è più nel progetto Padano. Senta, dottor Gobbo, noi la ringraziamo.